Nel nostro punto nascita offriamo a tutte voi mamme la possibilità di stare in stanza col vostro neonato tutto il giorno. Questa pratica, denominata rooming in, crea il contesto ideale per la vostra conoscenza e per un buon avvio dell'allattamento. Avendolo lì vicino, infatti, potete individuare quelli che sono i suoi cosiddetti segnali di fame e cercare di imparare a farti guidare da lui. I segnali di fame possono essere distinti in precoci, intermedi e tardivi. Nel primo caso, il neonato si muove, apre la bocca, gira la testa di lato, come per cercare il seno. Nel secondo caso si stiracchia, inizia a muoversi sempre di più e porta le manine alla bocca. Nel terzo caso invece si agita e piange, insomma, sembra quasi che ci dica: ho fame, ho molta fame, aiutami a calmarmi e poi nutrimi. I neonati in genere sono in grado di farci capire quando desiderano essere allattati, ma qualche volta capita, soprattutto nei primi giorni, che siano un po' più sonnolenti del solito e quindi necessitano di un vostro atteggiamento più proattivo. In questi casi è utile che vengano stimolati mediante il contatto pelle a pelle, mediante il massaggio e parlandogli. E quando lo portate al seno, spremendo qualche goccia di latte sul capezzolo per invogliarli a succhiare. Oltre all'avvio dell'allattamento, il rooming in inoltre vi consente di prendere confidenza con quelle che sono le pratiche quotidiane che farete al vostro bimbo, ossia il cambio del pannolino, la vestizione e anche l'esecuzione della medicazione ombelicale, che qualche volta desta qualche preoccupazione, ma è molto semplice da eseguire. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di creare un contesto il più confortevole possibile, affinché vi conosciate e impariate a far fronte ai bisogni del vostro bimbo il più precocemente possibile. Siamo certi che voi sarete in grado di fare tutto ciò, ma qualora abbiate bisogno, non esitate a chiederci aiuto. Siamo qua per questo. Vorrei, in ultimo, farvi tre raccomandazioni relativamente al fatto che qualche volta vi capiterà di portare il bimbo al nido e quindi è utile utilizzare sempre il suo lettino per il trasporto. Anche durante il cambio del pannolino e quando lo mettete sul fasciatoio, di non lasciarlo da solo. Inoltre, per una mamma è molto comodo allattare da sdraiata, ma è utile che voi sappiate che è importante non addormentarvi col vostro bimbo, ma di metterlo sempre nel suo lettino.